4. La zona di sbarco attuale è compromessa. Ricevuto. Dot resta in attesa delle coordinate. Sì, comandante. Coordinate ricevute. Avvio immediatamente correzione rotta. Il centro di comando di intelligence navale della Sword Base è sotto l'assedio di una nave Covenant classe Corvette. Data la natura delicata del complesso, non è consentito l'uso di munizioni orbitali. Ogni tentativo di ottenere dati sulle forze nemiche ha avuto esito negativo, ma le capacità difensive attuali sono insufficienti. L'ONI ha richiesto un intervento diretto della squadra 9 a difesa della Sword Base. Bene, signori. Al momento il nostro problema è quella nave. Concentriamoci sulla fanteria nemica. Aiutiamo quei soldati. Cat e Six, scendete qui. Org e Emil, poi tocca a voi, preparatevi. Muoviamoci, tenente. Yuppie, yeah. Ciao ragazzi, benvenuti a questo episodio di Halo Reach. Cat, Six, respingete l'attacco alla Sword Base. Scoprite con cosa abbiamo a che fare. Il Covenant. Pam, pam. Ah, non mi becchi, non mi spara. Non so sparare di sotto, bene. Contatti nemici verso di voi, Spartan. Aia. Da di fianco. Non si fa. Aia. No, no. Via, via. Fate retro, demone. Funzionato. Non l'avevo mai detto. Un colpo razzo, una kill. Non è vero, ma con questa, ragazzi, con questa si prova. Allora ragazzi, non cercare di non sparare come l'ultima volta il vetro, perché ragazzi, la seconda volta sto registrando questo episodio, la prima ho preso tre le nuove cuffie e non si sentiva l'audio. E non è il massimo, tra l'altro ho ciccato malamente il tizio alla testa, ma ok. Cioè, Matrix neanche. Non è stata una buona idea, non è stata una buona idea di tirata. Aia. Mi hanno ucciso malamente. Perché ragazzi, guarda, non è stata una buona idea quella. Cat, Six, respingete l'attacco alla Sword Base. Scoprite con cosa abbiamo a che fare. Ragazzi, in ogni episodio, ragazzi, tutto qua morire sempre un paio di volte in queste missioni. Non mi si impalli il mouse. Perché non mi ha sparato. Contatti nemici verso di voi, Sparta. La cosa sta mettendosi leggerissimamente male. Ma funziona lo stesso. Il che è incredibile. Incredibile. Cosa se due terzi di questo oro che quando miri, cioè quando ti sparano, si perdi il coso della mira. Non è il massimo. Mi sa essere un colpo, una kill. Quanto è bravo questo lucido cecchino. Però io sì, c'ho le granate perché io non le sto usando. Vuole beccare finalmente. Grazie, abbiamo due colpi e li spregati tutti quanti. Spregali per uccidere qualcuno. Tutti i due colpi io li indirizzerei contro non ci muoio di nuovo, un idiota magari. Questa non è una scomparia. Che altra l'arma privata, no? Ok. Va bene? Sì, sì. Portatevi all'entrata principale est, vi informeremo. Comando Sword, vedo un sistema di contenimento. Supporto d'artiglieria in zona.
Allora, sì, io non prendo altri potenziamenti perché se no non posso correre. Se ne prendi uno e tappa che cazzo, 5-7, semplicemente. stiamo rientrando alla base, ma abbiamo nemici a ore 6, passo. Sono che se gli vai pure te addosso, non è che sei un genio. Ah, secondo me non avevi sopravvissuto, è cosa del caricare. Mi sto un attimo chiudendo parlare, scusate, sempre me. Anche se in realtà si possono fare in un colpo solo. È puro caso, non è vero, in realtà calcolando ora si può fare in un colpo solo. E offline. Secondo me sì che ritorni online. Yay. Non so se perché funziona di UPA, sì, però ok, eh. C'è il nuovo motto. Vamos! Sì, si può chiamare la batteria contraerea. Grazie a fine sender, andiamo andate a vedere. Per le difese di questo posto fanno schifo. Lo dico soltanto anzi perché, giusto perché voi sappiate, la batteria contraerea è una torretta intera, cioè basta. Vabbè, non lo dico. Torretta antiaerea, però insomma. Prometto anzi, voglio far sopravvivere a me un civile, se un marine. Posso, vabbè, insomma. Non è stata una buona idea mettermi qui. Non lo è stato per niente. Il marino è morto. Non so perché ragazzi, ma questa sensazione. Vieni qui. Io ho proprio ragazzi una litigata super strategica. Lo stavo cercando. Medikit. E ora. Dove sono i bersagli però? Bella domanda. Però ragazzi, prima volta che ho registrato questa parte, la cosa è andata sì, notevolmente meglio. Te lo dico anzi perché sono ovvio quanto sono passato dall'altra parte, però non certo tanto questo casino. Direi che è morto un altro aiuto. Come due il marine? Ah no. Pensavo che il marine fosse sopravvissuto. Jerry, mi dispiace, Jerry. Prometti che ti vendicheremo. Morite per colpa di Jerry. Ok, generatore di nuovo operativo. Perché Troviamo sono il pieto nuovo in vettore. pieno. Sarà in alto. Ahia, che male. In pieno si fa malissimo. No, male buia. E non ci sono ultimi medikit. Questo non è, ma è male. Che ma li mortacci al okay, mi scusi che maleducato eh? Anche lei questi sono geni di persona che prima non c'hai. Malamente. Non voglio cadere. Allora, qui a questa qua ci dovrebbe essere la. Sì,
si muove. Lo sto cercando soltanto. Che mi spara. Ora non mi sparerà più. Grazie, direi di pulire l'aria anche solo perché almeno ci danno un altro. Grazie verso nuove avventure. Quindi il mega veicolo è stato distrutto? Poi non è un mega veicolo, ma è. Sì, ma il mio. È su forza. Sono ben mica che non siamo questi veicoli, ma ok. C'è il marino. Perché non c'è il marino? Sì, o c'era, no, non c'è. E possibilmente muoviti a salire prima che ci. Grazie, non lasciamo niente. C'è morto il marino, non c'è un perché non c'è il marino. Sono inguidabili adesso questi cosi. Lo dico solo adesso perché per girare devi muovere il mouse. Forse con quella minigun. Una sorgente energetica, siamo vicini alla postazione. No, siamo vicini al ribaltamento del veicolo. Quindi se siamo qua vicini io ne approfitto, vai. Vai! Vai! Tutto ciò qua tu sei tipo dovuto partire 4 volte. Perché stanno usando i nostri veicoli? Scusa se non mi è mai capitata. Si è riscaldata, risposta sì. Allora, qui a queste parti anzi, ci dovrebbe essere una litigata super strategica. Tanto si è appena iniziato per puro caso una granata, ma ok. Premi G. Morto. È stato bello incontrarvi. E caricatevi gli scudi. Sì, medikit. Prendi il medikit. E a quanto è ostile verso prendere quel medikit. Però alla fine abbiamo trovato un accordo. Ora si farà la cosa che può più stupire al mondo, ovvero è targettare questo tizio qui al mitra qua. Ahia. Cosa mi ha colpito? Mi ha fatto così male. Cosa mi ha colpito? Però se non colpisco tizi di fianco, magà. Salve. Maledetto, non mi fermo. Il vetro di non la provincia. LOL. Ah, quando sono cattivo, ragazzi. E tiriamo al contrario. Visto che sì, questo qua dobbiamo usarlo entro ora. Sì, poi ragazzi, questo è contraerea, tutto qui. E poi sì, ci chiediamo come mai questa base è stata conquistata così facilmente. Mega complesso, difesa del manga. Anche perché io ragazzi ricordavo che loro avessero gli scudi. Troppo vicino. Però ha funzionato. Cos'è che mi sta colpendo tutto? Ah, laggiù. O lassù in questo caso. Quindi TG ci dovrebbe essere un altro medikit. Io prendo tipo ora. Adesso voi capite tanto. C'è qualcun altro che mi sta sparando, non capisco da dove vado.
Questa cosa l'ho fatto prima. Allora, se dobbiamo usarli questi proiettili, quindi. Yeah! Però ragazzi, io mi tiro dietro, perché? Andiamo, andiamo. Grazie. Il cannone Gauss, ragazzi, lo adoro. Ma non suo. Ehi! Attenzione, però dovresti venire qua. Ragazzi, loro notai come i Marine guidano meglio degli Spartan. Più o meno, eh. Perché ti prendi, vuoi prendere la collina? Ma passa di fianco, scusa! Ma c'è la strada lì di fianco! Sì, che bello. No, ci siamo capiti male, io salgo qui. E uno dei due guida. E uno dei due guida. E uno dei due guida. Parapam. No! Frankie! Dove sei, Frankie? Frank, no! Perché sei morto, Frank? Oh, ragazzi, ora ho una foto personale. Ma dovevano uccidere Frank? Era il mio migliore amico. Non è vero, te ne trovo 5 euro, ma... È morto, quindi. Credo che non me ne darà più. Forse sì. Apriti porta! Il cancello sto aprendo io, ma ok, sono solo dettagli del resto. Sì, che si muovono tra le coperture, credono di essere visti e non visti. Domandarsi un minuto dove diavolo è la tizia, che era qui fino a 5 minuti fa. Aia. Muca! Qua è sicuramente la più danni di quelli che avrei mai pensato. Sparachiodi. La cosa non è che sì, questi tizi... sì, l'ultimo, piccoli tizi, che sono la serata dei codardi. Perché finché se muori succedersi le liti iniziano a scappare. Però si fa saltare in aria. Il che la domanda qui sorge spontanea. Perché si fa saltare in aria? Ho dei pugni poderosi, io, eh. E ora ci sono quelli brutti cattivi. Bella. Ricarica, stampa! Si ricarica. Un solo colpo non ci facciamo nulla. E qui dentro ci siamo sicuri, almeno per il momento. Ragazzi, questi di qua che sono praticamente immortali. Dico praticamente, perché non è che lo siano del tutto.
La continua a sparare alla schiena, alla schiena! Ehi, quello punto debole. Santo Cristo, ben bacon! No, non di nuovo! Smetti di uccidere Marin! Un colpo ti è bastato e vedrete che se lo rifarà gli basteranno altri due colpi. Quindi ora si devo rientrare là dentro, uccidere tutti quelli che ho appena ucciso. Di nuovo se... Aia, questa cosa ha fatto male. Ha fatto molto, ma... Non l'avevo visto di fianco. Prima si cerchiamo di evitare di fare altre figure di M. Possibilmente. Quella tua... Questa tua... Oh. Mamma mia. Sì, io quella spracchiodino so dove la voglio piccare. No, no. Aia. E la porta è dietro, cioè ragazzi, mi ha dovuto sbalzare via lui. Cioè, io sto piangendo ragazzi tantissimo dentro, non so se non vedete, non sentirete, ma io sto piangendo. Cammina! Ma se riesco a distruggere lo scudo almeno. O cosa migliore se tira il fuoco del suo collega. Che risposta sia, sì, si fanno danno da soli. Allora sì, io sono abbastanza veloce. Non lo sono stato. Ma come ha fatto a beccarmi? E se non so per dove essere mezz'ora qua. Qui adesso abbiamo un marine che si è impappolato. No, allora il secondo è giù, perfetto. Il nuovo tizio sveglia. Quel tizio se vuole attaccarmi direttamente. Oh, me non vieni, dove sono io? Ho finito munizioni, questo è male. Qua più male, anzi lui che mi aspetta di fuori. Ma si è messi letteralmente, sì, letteralmente, leggermente male. Specialmente se continuano a spararmi con quei cosi. No, cioè, tu rimani pure qui, noi non ci offendiamo mica. Io per convinzione adesso ne chiudo uno. Quanto pare non era così. Finisci tipo un'ora e mezza, però ok, Ascensore, parti! Ascensore, tenente. Sali. L'ho già fatto. Devi dirmi qualcosa. No, scusa! Dov'è il supporto orbitale? Abbiamo quattro piattaforme in grado di sistemarla con un solo colpo.
Dio, si è sbucato. Sono un bando, ragazzi. Io. Bella. Vuoi tre con me? Six, vai di sopra e dai una mano a Emil. Morgan, assicurati che ci arrivi. Stando certo. Lasciamo se fate potenzialmente loro avrebbero potuto. Tu vieni con me. Dice un vetro, ragazzi, cioè che ovviamente si passa veloce al vetro. Però sì, questa qui sarà la squadra della morte Spartan. Degli Spartan, anzi, di questi tre tizi. La la la. Arrivo, arrivo. Vai di sopra e dai una mano a Emil. Aia. E poi basta questa ultima. No, prendi questo sì. Aia. Allora sì, al tavolo mi potrei dare. Allora ragazzi, le armi in teoria se non sbaglio. Sono quasi morto, però ok, vediamo un po' se ragazzi mi fa. No, non posso dargli queste armi, ok. Benvenuto al club. Comandante, la base non reggerà un altro bombardamento. Sistema quei bash. Perché ragazzi me lo dice come se. No, ma è molto marine, maledetti. Nessuno mi ce l'aveva un marine, eh. Io me la prendo se mi ci vedete un marine. Aspetta ancora a dire, oh, che sono quasi morto. Ora, qui da queste parti ci deve essere, ragazzi. La chiamano Jesse, questo lanciarazzi. Chi è che mi sta sparando? Da quel copertura. Sono quasi morto, ci sono, sono morto. Ah, perché ho preso il... fate quello che volete, insomma, non è che mi importi in realtà tanto, però ci sono letteralmente si perdono tutti quanti i marine. Squadra Nobel, Longsword in arrivo, pronto a fare pressione, difesa orbitale in attesa di aprire il spettacolo. Sarebbe da fotografare. Bel lavoro comunque. Sarò qui per questo. 5-6, all'ala scientifica. La dottoressa Alsi ci vuole il rapporto. Il comando dice che siamo tutti suoi. Puoi ripetere? Hai detto Alsi? Esatto. Ricevuto, ci muoviamo. Non deve certo dirmelo il comando. Sono stato suo per metà della mia vita.
conto su eventi che avvengono sotto il mio naso. Quello che mi serve è una descrizione precisa della sua precedente missione. Jorge, quanto tempo? Signora? Cosa hai combinato con la mia armatura? Ho fatto qualche modifica. Lo vedo. Il ripetitore di Visegrad. Il centro dati era occupato da uno dei miei xenoarcheologi, il professor Laszlo Sorvad. Forse potrete far luce sulla sua morte. Se era un civile maschio intorno ai 60 anni, probabilmente la causa è stata una lama Covenant. Elite, quindi? Hanno attaccato anche noi. Subito dopo esserci imbattuti nella figlia del suo scienziato, si nascondeva nel... Non è rilevante. Gli Elite. Parlami di loro. Tre, classe Zealot. Uno è fuggito. Dall'aspetto poteva essere il leader. Zealot? Ne siete certi? L'armatura corrispondeva. E anche lo scudo. Ho dato l'ordine di non inseguire. Il nostro obiettivo primario era ripristinare il ripetitore. Obiettivo primario? Comandante, lei è un burattino o uno Spartan? Signora. Alcune persone all'ONI, me compresa, ritengono che i Covenant invino squadre Elite a caccia di manufatti di elevata importanza per la propria religione. Secondo le descrizioni si tratta di piccole squadre, veloci e quasi sempre di classe Zealot. Si sono spinti fino alla stazione per via dei dati sugli scavi ONI custoditi lì, e voi li avete lasciati andare. Il recupero dati non rientrava nelle nostre direttive. Se anche ne fossimo stati al corrente, c'erano altre priorità. Come dare l'allarme? L'ultimo appunto nelle annotazioni di Sorvad citava una scoperta fondamentale. Fondamentale. Non è una parola che avrebbe usato alla leggera. Auguriamoci che sia tutto nel modulo rubato dal suo tenente comandante. Kat? Tanto per chiarire, sono stata avvisata non appena ha tentato di accedervi. È la procedura standard per azioni non autorizzate. Sono dati riservati di livello 1. Potrei farla mettere in custodia per aver intralciato il mio lavoro. Forse vuole farle compagnia. Come ha detto? Ci troviamo sotto direttiva di emergenza planetaria piano Winter. Sono certo che è al corrente dei provvedimenti previsti per chi interferisce con gli ordini di uno Spartan. Mi sta forse minacciando, comandante? È solo un consiglio, signora. Muoversi, squadra Nobel. Signore.